vi diamo il benvenuto a questa bellissima festa in allegria e tanta spensieratezza, con il sorriso dei bambini, che è la cosa più bella che ci sia, insomma. Gioia, allegria, divertimento, questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la giornata di domenica 4 febbraio a Palestrina, che ha visto svolgere il Carnevale Prenestino, una festa con sfilate di carri e maschere e una grande affluenza di pubblico. Grandissimo successo, poi ecco, vedete quanta allegria c'è, quindi sì, grande successo dopo 6 mesi di lavoro, ottimo risultato. Sin dalle prime ore del pomeriggio, in tanti sono scesi nella centrale piazza di Palestrina per assistere a questo evento unico. Nessuno è voluto perdersi questo spettacolo di colori e musica per le strade della cittadina prenestina. Tante le famiglie presenti per gustare e far gustare ai loro piccoli i carri con i personaggi più famosi dei cartoni. Direi veramente sì, molta aggregazione a livello di, ecco, in mezzo a una piazza che tutti, ecco, possono scambiare 4 parole in allegria e magari, ecco, ritornare a essere bambini come si faceva una volta, essere il Peter Pan che noi, come vediamo il carro che abbiamo voluto fare proprio per ritornare noi grandi bambini e avere quella spensieratezza che ovviamente ci serve in questa vita di adesso molto, molto frenetica. Un carnevale assolutamente da impazzire, nel vero senso del termine, quello che si è consumato per le strade della cittadina di Palestrina, organizzato in maniera eccellente dall'Associazione Carnevale Prenestino. I festeggiamenti sono cominciati nel centro storico, dove in tantissimi hanno invaso il centro cittadino con musica, giochi, balli e animazioni per i più piccoli. La manifestazione ha visto le Blue Star Majorette di Valmontone e la banda Giacomo Puccini, espressamente vestiti in maschera, deliziare tutti i visitatori con la loro musica e le loro esibizioni. Alle ore 15 ha avuto inizio la sfilata con i carri allegorici, vere e proprie opere d'arte artigianali realizzate a mano nei mesi che precedono le manifestazioni, che in occasione del Carnevale Prenestino 2018 le creazioni artistiche hanno dato sfogo alla fantasia in forme e colori meravigliosi del fantastico mondo dei cartoni animati, per la gioia dei numerosi bimbi presenti. Questo carnevale ogni anno, e sono ormai da 3 anni, dopo una lunga assenza di 10 anni, da 3 anni che abbiamo ripreso in pugno noi, e sta rivivendo i fasti di una volta, di un tempo, quindi maschere, gruppi mascherati, carri allegorici, bande musicali, gruppi di maggiorette, tantissimo divertimento e tantissima animazione. La giornata è proseguita con la sfilata accompagnata da musica e balli ad allietare coloro che hanno preso parte a questa giornata. Infatti il Carnevale Prenestino è un luogo unico per tornare alle proprie radici e per uscire dal proprio personaggio, indossando per un giorno i panni di qualcun altro che ha solo voglia di celebrare e divertirsi, ballare, cantare, sorridere e giocare, dimenticando per un attimo la vita reale. Musica, divertimento e anche sul sociale siamo andati quest'anno. Fa parte di questa associazione anche l'associazione Senza Frontiere, a cui vanno i dovuti ringraziamenti, che sono, è un'associazione dove prendono parte ragazzi speciali che hanno realizzato maschere e il carro del re carnevale che verrà bruciato martedì grasso 13 febbraio. L'organizzazione infatti ha pensato non solo ai più piccoli, ma anche ai più grandi, entusiasti di fare festa. Infatti, ad allietare la giornata con tanta buona musica, ci hanno pensato i DJ di Radio Onda Libera, che hanno arricchito la giornata con animazione e divertimento per una festa fatta a suon di trenini e balli per le strade e ammirare scherzi goliardici, assistendo con piacere a questa giornata di festa, quest'anno ancora più che mai, con la sua invasione colorata.
una spinta in più, ovviamente più gente vediamo, più sorrisi vediamo e più ci dà la carica per continuare in questa avventura che sì, faticosa, ma poi ecco, arriviamo in piazza e vediamo, ripeto, l'allegria e ci carica molto per continuare in un futuro molto molto roseo, perché c'è un gruppo favoloso che, di giovani che hanno voglia di dare a questo paese una marcia in più, una marcia con il sorriso. Questo è quello fondamentale, il sorriso è quello che serve adesso, oggi, ci serve molto sorriso, quindi è molta allegria. Ma il Carnevale Prenestino non finisce qui, torna anche nei prossimi giorni con tantissimi altri appuntamenti che insieme all'Associazione Carnevale Prenestino, ai carri allegorici e alle migliaia di protagonisti che ogni anno si uniscono per festeggiare il rito e proporvi un vero carnevale da impazzire. Il 4, l'8, l'11 e il 13, ma oltre a queste il 10, sabato 10 febbraio, saremo all'ospedale di Palestrina, al reparto pediatria, per dare un po' di felicità e spensieratezza ai bambini che sono in ospedale, con animazione, trucca bimbi, sculture di palloncini e tanto divertimento.